Ave gente, sono Larus, eccomi qui con i nostri tribolanti e tribolati inglesi. Dopo una guerra di religione, molto grande, era una guerra di coalizione fatta da, cioè, non proprio coalizione, era, diciamo, una coalizione, anche se in teoria non lo era proprio. Praticamente la Francia mi ha dichiarato guerra per togliere l'eresia protestante. E si è portato dietro praticamente tutti gli stati cattolici importanti, tipo Castiglia, Aragona, Norvegia, Fiandre. L'hanno persa la guerra. Praticamente si è decisa sui mari questa guerra. E ovviamente abbiamo vinto. E quindi abbiamo dimostrato che la fede protestante non è imbattibile, anzi, abbiamo dimostrato che noi sappiamo spaccare i culi. E oltretutto, che cosa è successo? Al mentre, non c'entra nulla col gioco, è uscita la nuova espansione Wealth of Nation. Con l'espansione Wealth of Nation adesso è anche uscita la nuova patch, la 1.6, che aggiunge un po' di novità. Anzitutto il Power Projection, che praticamente è una sorta di potere che ti dà, alla fine, per avere rivali e, insomma, avere rivali, vincere guerre contro di loro. Non ho ben capito come funziona, però in poche parole, più ne hai, meglio è. Meno ne hai, no, stai ancora bene, però va bene se ne hai un po' di più. Tipo, se noi adesso ne abbiamo zero, perché ovviamente non ci ho ancora giocato con la nuova patch. E praticamente più aumenta il tempo, tipo mi pare che aumenta i leader, aumenta il morale. La mia gatta mi sta guardando in maniera strana, sto facendo un video. Comunque, aumenta comunque varie cose molto interessanti, tipo anche, credo, convertire. E alla fine, se abbiamo più di 50 Power Projection, prendiamo anche più punti personaggio. È molto importante, quindi vediamo un po' come va. Per avere Power Projection dobbiamo selezionare i rivali. I rivali si selezionano in maniera furba, non più a cazzo. Praticamente adesso abbiamo questi rivali che possiamo selezionare, che sono le nazioni che ci odiano e che non odiamo, viceversa. Io direi di selezionare la Norvegia, che comunque bisogna selezionare un paio di cose. Bisogna essere anche furbi. E secondo me anche l'Aragona, perché l'Aragona non mi ha fatto impazzire. Cioè la odio, io odio gli aragonesi adesso. E ok gente, vi spiegherò un po' tutto. Hanno aggiunto anche i privateers, cioè i contrabbandieri, che però credo di non utilizzare ancora. I contrabbandieri, a quanto ho capito, vanno bene per dei territori che non sono nel... ovviamente i privateer sono dei contrabbandieri che possono essere utilizzati al posto del commercio, appunto. Tipo, pam, dovrei avere qualche contrabbandiere qui in giro. Non posso selezionare contrabbandieri, stiamo scherzando? Ah, allora con cosa posso... Non mi ricordo, credo che... Non lo so. Sono molto confuso. Comunque hanno messo i contrabbandieri, che servono comunque per contrabbandare, prendere più soldi. Però comunque in regioni abbastanza lontane, tipo... qua. Indie. Africa. Altre Indie. E quindi un po' dappertutto, ma non nella propria regione base. Ok. Dopo quello che è successo in questa grande guerra, ho capito che alla fine devo trovare subito un modo per finire questi disordini interni. Ovviamente riesco a portare avanti la mia politica antitollerante, assolutamente protestante. Quindi mi sa che devo iniziare a tollerare un po' i cattolici. Per fare questo dovrò fare la dichiarazione di indulgenza. Cos'è la dichiarazione di indulgenza? Praticamente non ci saranno più problemi, tutti gli eretici potranno entrare nell'esercito, tutte le corti penali dell'inquisizione bla 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 bla, bla saranno tolte. E per dire, qualcosa che accade nel 1584 è molto strano. Per dire, in Italia, anzi Italia, nel regno di Sardegna, la dichiarazione di indulgenza c'è stata nel 1848. Comunque... ci sono stati certi stati, il regno di Sardegna non è che ha avuto così tanti problemi, oltre con l'eresia valdese, che lì i problemi sono stati forti. Comunque in Italia non è che ci sono stati problemi di protestantesimo. Comunque già solo in Francia credo che abbiano fatto qualche dichiarazione di indulgenza, che poi dopo è stata revocata, che poi dopo è stata rimessa, che poi dopo è stata revocata. Alla fine solo per cose di alleanze, alla fine... è stato tutto strano, la Francia non so che cosa sia ben successo dal punto di vista religioso.
Comunque, possiamo dichiarare l'indulgenza. Cosa fa? Aumenteremo il costo della stabilità, però aumenteremo la tolleranza degli eretici. Quindi quello che voglio fare è prima aumentare la stabilità. Per aumentare la stabilità, oltretutto, voglio anche fare Saffron Bishop. Praticamente che noi daremo tutta la responsabilità ai vescovi sul controllo dei vescovati. Quindi praticamente noi non avremo più il diretto controllo dei vescovati. Però questa cosa qui aumenterà la stabilità, ma diminuirà le tasse. Effettivamente dobbiamo farlo se vogliamo aumentare la stabilità. Quindi aumentiamo finché possiamo la stabilità di un punto e dichiariamo l'indulgenza. Pam. Ora dovrebbe diminuire un po' tutto. Intanto, infatti prima credo che fosse a più 4, qualcosa del genere. Cioè a meno 4 la tolleranza degli eretici. Adesso pian piano diminuirà fino ad arrivare allo 0, anche aumentare dallo 0 potrebbe. Ora, cosa devo fare? Anzitutto, devo... Questi ammiragli qui non mi piacciono troppo, tipo... Te della Royal Navy, ti posso sbattere via che non... Tu non mi servi, William Rook. Fai proprio schifo anche. E anche... Boh, il generale lo posso ancora tenere. E dovrei anche fare un po' di harsh treatment. Che i cattolici comunque sono sempre in tanti. Tipo a Londra, a Kent, senza dubbio. E poi dopo... Così, basta. Non posso fare più nient'altro. Prendiamo tanti mercenari che non devo cedere in questo momento. Oltretutto produco tantissimi soldi, quindi per i mercenari vanno bene. Hanno comunque migliorato tutta la cosa dei mercenari con la Wealth of Nation, perché la Wealth of Nation più che altro è basata tutto sul commercio. E quindi la maggior parte degli stati commerciali, tipo Lansal, Novgorod, Venezia o Genova, per esempio. Già, Venezia può contare un po' di più, però tutti questi staterelli qui non riescono a contare tanto sull'esercito, quindi puntano tanto sui mercenari. E quindi hanno migliorato praticamente la gestione dei mercenari. Adesso i mercenari effettivamente hanno un senso. Anche se per nazioni tipo l'Inghilterra non è che servirebbero. Cioè alla fine non servono un cazzo per una nazione come la mia. Però non ho manpower. Questo è il problema. Io non ho manpower. E senza manpower sarà dura. Come si dice da me. Ora direi di fare... Oh, guardate, 12% adesso. Facciamo a Lincoln. O a Matt. Lincoln, che non mi piace per niente. Ora praticamente saremo un po' più tolleranti. Ed è una cosa fantastica. Ora andiamo a combattere contro questi ribelli. Che il nostro stato sarà uno stato unito. Ah, una compagnia di monopolio formata. Ma facciamo un investimento a lungo termine che dovremmo puntare tanto sul commercio. E comunque adesso dovremmo puntare soprattutto sul manpower. Perché se sono finito in una situazione del genere è perché non ho abbastanza manpower. Il manpower me l'hanno prosciugato e non posso portare avanti una guerra solo con mercenari. I mercenari vanno bene per nazioni piccole, per nazioni grandi che devono difendere grandi interessi. Non vanno assolutamente bene. Tanto qui ci sono altri ribelli del Munster. Oddio, dov'è la mia flotta a trasporto? Eccola qui. Tanto voi ragazzoni, vi mando nel Mar del Nord a fare un po' di cose. Tanto andiamo a combattere contro questi ribelli se ce la facciamo. Ok. Andiamo avanti e indietro e prendiamo tutti i soldati. Ancora un paio. Direi di prendere anche un po' di ribelli perché non voglio rischiare. Sì, la charge infantry che va bene per l'attacco può essere una buona scelta. Ok. Il mio piano comunque è terminare far terminare tutti i disordini religiosi nella mia zona. Quindi dobbiamo puntare il tutto per tutto lì. Si decide tutto qui, quindi dobbiamo fare attenzione. Noi abbiamo tanti soldi, quindi i mercenari possiamo prenderne.
anche a volontà. Tipo tanti tercio e tanti charge infantry. Poi pian piano, quando aumenterà il manpower, posso far entrare più uomini. Va bene. Ok. Non devo rischiare perché comunque ho ancora un esercito che fa abbastanza schifo. Perché dopo tutti questi disordini religiosi ho un morale che è veramente ridicolo. Quindi andiamo a combattere. Vediamo un po' come andrà la battaglia. Potete vedere adesso il morale ridicolo delle mie armate. 3, 2, 1. Eccolo qui. Ok, 3-3, loro 3-4. Non è così tanto ridicolo rispetto a loro. Abbiamo preso per un attraversamento del fiume e anche un malus al terreno. Quindi abbiamo -1, -1. Abbiamo un generale che ha 2 di fire. E abbiamo fatto un tiro di 0. Anche lui ha fatto un tiro di 0. Quindi in teoria siamo in pareggio. E ho fatto un tiro di 6. Lui di 9, però ha uno di shock. E io ho la penalità di 2. Quindi questa fase qui, diciamo, la sta vincendo. Lui ha fatto un tiro di 0. Io di 6 di 2. Quindi praticamente ho 6 di vantaggio. Molto bene per me. Malissimo per lui. Alla fine qua siamo andati a pari merito 1-1. Però vinco io perché... Ah, qua vince lui perché ha 6 e io ho 2. Sommando, facendo tutte le somme, vince lui perché io ho -1 e lui 7. Qua stravinco io in questa fase perché avevo 6 o 8, non mi ricordo più adesso. Qua vince lui perché ho sempre l'attraversamento del fiume. Però comunque i suoi uomini iniziano ad avere poco morale. Questa fase stravinco di nuovo io. Questa fase vince lui, però alla fine non ha più uomini e il suo morale è a terra. Quindi direi che ci siamo aggiudicati una buona vittoria. Lunga vita al re. Ora, stiamo un attimo qui. Ok. Tanto dobbiamo convertire tutte le province pian piano, perché devo togliere il disordine religioso. Perché se continua a esserci sto disordine religioso, io non posso andare da nessuna parte. Anzitutto, poi dopo... Ah, oltretutto... Dovrei anche fare edifici per il manpower. Perché, ovviamente, in una guerra, se devo combattere contro l'Aquitania, contro l'Aragona, mi invadono, che ne so, la Bretagna. Vabbè, con la flotta che mi può difendere un po' la zona, però la Bretagna me la prenderò comunque. E oltretutto dovrò difendere gli interessi di Danimarca e di Svezia. A proposito, dovrei puntare su di loro. Perché effettivamente alcuni di voi mi hanno consigliato, Larus, punta qualche alleanza con qualche nazione. Ora vi farò guardare una cosa. Ecco. Non è che sono tanto amato io. Ah, per niente. Potete vedere che io vado amico con Danimarca, un po' con i tartari. Però comunque alla fine, perché ho puntato alla fine per fare un'amicizia, appunto un'alleanza. L'unica cosa che io non voglio bene a loro. Quindi... È una situazione abbastanza ridicola. Sono cattolici? I tartari sono cattolici? Ma che cazzo? Tengri. Ah! Però c'ha lo stemma cattolico. Vabbè. E comunque, anche se... Non riesco comunque a puntare tanto su un'amicizia. Magari posso concedergli qualcosa, posso fare... Non lo so. Però alla fine è abbastanza difficile. L'unica alternativa è la Svezia, perché è una nazione protestante. Sì, è nemica della Danimarca. Però comunque entrambe, sia la Svezia sia la Danimarca, hanno come nemico comune la Norvegia. E anch'io come nemico comune la Norvegia. Quindi tre nemici, cioè di un nemico, possono diventare grandissimi amici. Alcuni mi hanno consigliato la Polonia e la Bavaria. No, perché la Polonia comunque è nemica con... comunque è nemica con la Danimarca. E oltretutto sono cattolici abbastanza infervorati. Sì, sono nemici con la Francia e con lo Stato e la Chiesa. Però attualmente comunque sono abbastanza... cattolici, ecco. L'Austria, che è protestante, stranamente, non voglio fare nessuna alleanza perché sono in una morsa tra Polonia e Bavaria, stati fermamente cattolici, e quindi non riesco a fare un'alleanza con loro. Bavaria, comunque, d'altro canto, che mi avete proposto anche la Bavaria, non va bene, perché la Bavaria
sono una religione eretica e comunque competono per il dominio del mondo, quindi no. Un'altra alternativa, non so che proprio cosa fare, magari Jarl, non so come pronunciare, però è troppo piccolo. E in ogni caso direi di puntare su queste tre nazioni del nord e creare qualcosa qui. E in ogni caso, comunque, appena avrò un buon esercito, visto le svedesi mi chiedono già l'alleanza, appena avrò un buon esercito, credo di essere abbastanza capace di difendere i miei interessi da solo. Attualmente, comunque, non ho un buon esercito. E oltretutto dovrò ingranare la marcia perché ho perso grandi cose. Facciamo un matrimonio con la dinastia Hafbjalbo, che mi ricordo che sono presenti già da Crusader King, quindi durano un bel po'. Stato alla Chiesa, a quanto pare, non è più alleato con la Francia, ed è una grande notizia. La Francia in guerra con i Bejaidi. Ah, assieme a Castiglia. Ok, anzitutto facciamo qualcosa di nuovo qui. Ehi, ah già, non c'è soldi. Dovrei puntare tanto comunque sulla produzione di queste cose qui, dei cose per manpower appunto. L'armeria qua su a nord, va bene. Ah, riforme monetarie. Scusate il telefono, non avevo messo un paio di cose, ecco. Ah, se no prendiamo inflazione. Inflazione c'era già abbastanza alta, no? Preferisco. No, effettivamente conviene far aumentare l'inflazione e diminuirla con i punti amministrativi, piuttosto che aumentare di nuovo la stabilità. Ah. Si gira attorno a te, ti guarda. Si gira attorno, ti guarda. Posso. Hai pregato ultimamente Eddard II? È la questione che. La domanda che ti fa questa tizia qui, che comunque nel corso degli anni continua a crescere. Credo che tu dovresti. Io lo faccio quasi tutte le notti. Tu ridi. E tutte le sue flows, credo che siano petali umani, fra tutti i petali umani continua a essere tua moglie. Non capisco bene la traduzione comunque. Si avvicina e fa un sorriso e dice che cosa stai ridendo, Eddard II. Possiamo avere un nuovo erede. Dimmi te. Oppure non avere un nuovo erede, ovviamente. Io punterei ad avere un nuovo erede. George, che sembra oltretutto abbastanza buono come erede. Sì, oltretutto mi serviva un nuovo erede al trono. Ora, oh sì, abbiamo convertito un altro territorio, quindi andiamo a Meth. E facciamo un'assimilazione. E l'unità religiosa sta aumentando, ragazzi. Sta aumentando. Effettivamente sta andando a gonfie vele. Ora, ho bisogno di un nuovo ammiraglio. Ah, che schifo. Perché devo esplorare un po' queste zone qui. Quindi, Guy Robin, mi dispiace, sei congedato. Questo ammiraglio qui però fa proprio schifo. È un esploratore, non è nemmeno un ammiraglio. Dovrei esplorare queste isole qui. Ah, intanto qui c'è San Kitts. Quindi andiamo subito a San Kitts. San Kent. Non ho letto benissimo come si chiama. Bravi tutti comunque. Andiamo a San Kitts. Così prendiamo un po' il controllo dei Caraibi. Oltretutto, ah già, non vi ho spiegato, con la nuova patch di Wealth of Nation, che oltretutto credo di fare poi dopo un video per spiegare tutto quanto, hanno aggiunto anche le politiche. Cosa sono le politiche? Praticamente delle decisioni che puoi attuare se hai applicato al massimo due tipi di idee. Per esempio, io ho fatto al momento, non mi ricordo bene quante idee ho fatto, ne ho fatte tre, credo. Tre, sì. Esplorazione, qualità e navali.
Se finisco tutte queste tre idee, almeno se ne finisco un'altra, posso fare qualche scelta. Tipo, attualmente ho completato l'idea di esplorazione. Se completo quelle navali, posso aumentare il range coloniale, facendo il colonial range, appunto questa cosa qui. E se invece completo le idee di qualità, posso fare quest'altra politica sui sistemi di supply, ecco, che sono molto utili a quanto pare. Queste pulite qui, che qui magari le farò in futuro. Vediamo un po'. Ah sì, abbiamo fatto, trasformato le Barbados in una città. E ora andiamo avanti e indietro per trovare, scoprire tutte le isole della zona. Bisogna fare per forza così. Ah, non siamo più rivali con la Norvegia. Allora puntiamo sull'Aquitania, che mi stanno sul culo. Gli Aquitani. Dovrei invaderli. Questo qua è un mio core. E d'altro canto dovrei fare anche nuove cose per il militare, per fare nuovi posti. Solo che mi mancano i soldi. Mancano tanti soldi. Ah, lo Stato della Chiesa ha dichiarato guerra a Venezia. Per prendere cosa? Venezia, appunto. Mi sa che lo Stato della Chiesa vincerà qui. Ora, come stiamo andando col commercio? Riusciamo a trascinare un bel po'. Ed effettivamente il mio piano sta funzionando. Sì, 2,38 è abbastanza. Effettivamente, meglio di così non potrebbe andare. Conveniva piuttosto che trascinare tutto il commercio da qui a qui. Mi servono troppi mercanti. Ed effettivamente no. Ho preso un claim sulla Normandia. E vai così. Anche se non lo utilizzerò, perché non posso competere contro i francesi. Ah, mi serve un nuovo governatore, Octavius Buckingham. Mi piace come nome, Ottavio. Mi piace come nome. Quindi lo manderò lì. Ora, va bene, hanno eletto Brunswick come imperatore. Non mi ricordo cosa ci fosse prima, credo sempre Brunswick. In ogni caso, la Svezia, sei ancora nemica da Danimarca? No, dai, Svezia, non essere nemica con la Danimarca. Ora. Qui i tizi che si stanno ribellando. Ora, tu che hai esplorato tutto, andiamo a esplorare un po' qua le coste. Vediamo un po' gli Aztechi come stanno, perché non li ho ancora visti. Ah, c'è una malattia, io direi di mandare pagare un po'. E perdiamo anche un po' di prestigio, non voglio avere altre rivolte. Andiamo a vedere un po' gli Aztechi come stanno, perché non li ho ancora visti io. Lenape, ha già una tribù del Nord America. Ora, vediamo un po' com'è qui la zona. Oh, eccoli qui gli Aztechi. Vediamo un po'. Probabilmente hanno già sì, hanno inglobato i Maya, perché lo Yucatan non è più presente. Che c'è stato? Non lo so. E comunque, probabilmente posso anche pensare a un'invasione delle terre del Messico. Non sarebbe nemmeno male. Ah sì, possiamo fare una nuova tecnologia, senza dubbio. Ora direi di fare... Ah, cosa facciamo? A me intrigano le idee economiche. Sì, abbastanza. O le amministrative. Effettivamente quelle economiche sono un po' più utili. Ma forse quelle commerciali alla fine. No, però facciamo quelle economiche, perché già del resto ho le idee navali di qualità da fare. Poi quelle economiche comunque sono abbastanza utili. Vediamo che politiche potremmo fare con queste cose qui. Ah, lo Stamp Act, che praticamente aumenta le tariffe globali. Ah,
Mica male. Comunque per dichiarare guerra agli Azzec. Ai. Abbiamo fatto un'unione personale con la Svezia? Stiamo scherzando? Guerra per la successione svedese? Stiamo scherzando? Un'altra guerra? Un'altra guerra. Sì, da nostra abbiamo Danimarca e Svezia. Aia. Francesi. Ah, non va bene. Adesso vi dovrò fare il culo. Ovviamente per arrivare a Stoccolma dovranno passare per un bel po'. Sono alleati con un bel po' di nazioni. E l'obiettivo della guerra è prendere Stoccolma. Quindi muoviamo tutte le nostre truppe a Stoccolma. La Danimarca rompe l'alleanza con noi. Meno male che è già entrata in guerra dalla nostra parte. Ora vediamo un po' chi segue. Aragona, Holstein, Portogallo. Il Portogallo è sbucato fuori qui. Ah, ciao Portogallo. E Würzburg e Holstein. Ah, andiamo qui a dare una mano con la flotta. Senza dubbio. Senza dubbio alcuno. Ok, no, vi siete difesi, bravi. Ora mi serve qui un trasporto che devo dare una mano. Andiamo in Nordiland. Però facciamo che non andatene ancora. State un attimo qui. Preferisco, oltretutto, che sono le mie navi mettono in porto, perché è troppo rischioso attualmente andare in mare aperto. E comunque questa guerra qui sarà una grande pezzettone di torta, perché avere un'unione personale con la Svezia, ragazzi, vuol dire avere un potere, un controllo nel nord Europa che è fantastico. Posso contrastare le mire espansioniste che della Danimarca. Comunque saremo un... loro vogliono tutte queste province. Normale che sono entrati in guerra dalla nostra parte, però dobbiamo fare attenzione. Qui intanto c'è la flotta delle Fiandre che dobbiamo combattere. Molto probabilmente annienteremo, però comunque dobbiamo fare sempre abbastanza attenzione. Dobbiamo fare abbastanza attenzione. Sì, abbiamo vinto. Abbiamo catturato anche un po' di navi. Andiamo a ripararle. Andiamo qui. Dobbiamo fare attenzione perché è una guerra impegnativa, però se riusciamo a completare, se riusciamo a fare il tutto, riusciremo a prendere un bel po'. Ora ripariamo la flotta. Qui ovviamente ci sarà il mondo intero, però intanto finché controlliamo Stoccolma non dovremo avere troppi problemi. E oltretutto questo mi dispiace comunque per la Danimarca, che ovviamente adesso non mi vorranno più tanto bene. Però ragazzi, io voglio fare questo, eh. Non mi tiro indietro. Mai. Ora. Questa qua è comunque una guerra bella grande, bella importante. La situazione si sta ribaltando dalla nostra parte. Così velocemente. Prima eravamo nella merda, adesso siamo tra rose e fiori. Quindi molto bene. Ripariamo la nostra cosa, tutta quanta la nostra flotta. Poi dopo andiamo a combattere di nuovo. Qua, finché controllano Schleiland, possono prendere Midland. Oddio, Nordiland e Schleswig. Però comunque noi riusciamo a controllare il tutto. Abbiamo anche convertito gli eretici di Matt. E andiamo a Lincoln. Ok, qua le nostre navi sono quasi tutte riparate. Oltretutto loro non hanno nemmeno un full stack di navi pesanti, quindi una battaglia navale sarebbe praticamente disastrosa dalla loro parte. Aspettiamo che anche la Victory sia a posto. Intanto ormai non è abbastanza anziana la Victory, se vogliamo dire. E direi che possiamo partire subito. Puntiamo sulle navi, sì. E andiamo a puntare anche qua. Ok.
Direi di anche prendere tutta la nostra flotta proprio. Norvegesi dobbiamo toglierli da questa guerra, che ovviamente i norvegesi sono sempre un pugno nelle palle. Sono più fastidiosi dei francesi, perché i norvegesi danno problemi ai miei alleati. Dai, adesso siamo alleati con gli svedesi, e a meno che gli svedesi devono uscire fuori tipo qualche leader, tipo Gustavo Adolfo. Se esce Gustavo Adolfo, guardate, io posso... Non so che cosa posso fare, perché... Oddio, stabilità o inflazione? Inflazione. Non possiamo perdere stabilità. Intanto qui andiamo a dare una mano con la flotta. Anzi, andiamo a dare una mano prima qui. Ok, e andiamo subito qui. Oi, datemi una mano. Danesi, oi, danesi. Venite. Ah beh, ce l'abbiamo fatta comunque, però i danesi potevano venire. Riparatevi un attimo, intanto nazionale del Munster. Andiamo subito a combattere. Alla pugna. Ok. Possiamo già fare qualche pace separata, tipo Norvegia. Ti va di continuare questa guerra? Ancora, sì. Tanto la Carelia dov'è? Io mi sono... Anche la scorsa puntata... È qui la Carelia? Io penso che fosse in Polonia. Già nella scorsa puntata me lo chiedevo. E appena abbiamo risistemato la flotta, andiamo subito a dare una mano qui, perché stanno bloccando il Mar Celtico. Ecco, lì. Ah già, qui spezzettiamo le armate. E oltretutto possiamo anche creare un nuovo esercito ex novo, quindi va abbastanza bene. Ah, un'altra rivolta. Siete rivoltanti. Ok. Dividete tutto impero. Ok, non state così attaccati. Ok, Loira l'hanno presa. Intanto non è importante, devono prendermi Stoccolma. La mia Stoccolma, che bello. Sentire Stoccolma inglese. Ah. Comunque è una sorta di guerra della successione spagnola, però è venuto un po' prima, diciamo. Andiamo subito qui a dare una mano. Intanto qua vogliono sbucare fuori con un po' di truppe. Noi non glielo lasceremo fare. No signore, no. Che intanto ripariamoci di nuovo. Ancora. Tanto i danesi se le stanno un po' prendendo. Ma intanto finché controllano il mare va tutto bene. Ora, paci separate. Vediamo un po'. Aragonesi. No, effettivamente loro non hanno motivo di fare una pace separata adesso. Holstein. Ah. Se tu concedi la sconfitta, no. Va bene così, pace bianca. Così. Così la loro alleanza diventa pian piano più piccola. E ok, stiamo andando alla stragrande. Andiamo subito qui. Oh, guarda come scappano i francesi. Voi non scappate da me, non avete capito nulla. Mi sa che non devo nemmeno portare il mio esercito di terra per dare una mano. Tanto diamo una mano ai danesi qui, alle Fiandre. Ah no, ce l'hanno fatta da soli. Ok, Fiandre. Volete fare una pace? No. Norvegesi? Volete fare una pace? Ah. Fatemi... Vi concedo la sconfitta. Anzi, fate sconfitta. Siamo tutto a posto. Ok? Anzi. Qualsiasi trattato con Aquitania e Francia eliminato. E siamo a posto così, dai. Molto bene. Ora,
rimangono gli aragonesi e i francesi. Posso magari mandare le mie forze di spedizione, di mercenari anche, da loro. Così posso comunque respingerli totalmente e non avere più troppi problemi e prendere tanto war score. Ok, arrivano gli inglesi incazzati, ragazzi. Molto bene. Sono una forza di spedizione. Adesso torno indietro, giusto perché non c'ho voglia di stare troppo lì. Mettiamoci subito qui. Ok. Ah, qua c'era l'altra mia flotta. Che bello. Mi ero dimenticato di questa flotta. Ora direi che posso iniziare un po' a fare un po' di blocco navale. E ok, gente, questa guerra sta andando gonfievole. Però vi devo lasciare. Ci sentiamo alla prossima. La nostra partita si sta ribaltando dalla nostra parte. Stiamo andando alla grande, gente. Alla prossima. Da Larus, re di Gran Bretagna e di Svezia. È tutto. Ciao.